che hai raccontato tu del Polgatti, questo signore che ha fatto la bandiera, no? Che ha costruito la bandiera, quello di Gutenberg. Perché questo signore qui ha costruito la bandiera italiana, come è attuale ancora il discorso. Ha costruito la bandiera italiana, lui si sarà anche preoccupato di mangiare, perché erano magri e pesavano in 35 kg, quindi... ma però si è anche preoccupato di fare la bandiera italiana. Non solo, poi è venuto a casa e i compagni di lavoro l'hanno finita la bandiera italiana, quindi c'è stato anche un lavoro collettivo e hanno costruito la bandiera italiana, bianca, rossa e verde, di cui oggi noi, quest'anno, ricordiamo i 150 anni, ma non è così semplice ricordare i 150 anni. E quindi il Polgatti ci arriva a fagiolo, come si dice, no? Ma non solo, quando ha parlato dell'archivio, la Laura, l'archivio dell'Ale, noi nell'archivio li ha visti, un po' di cose li ha viste, avevamo molti biglietti buttati dai treni, dai camion, dalle carceri, da qualsiasi posto era possibile, come messaggi, come ultimi messaggi prima di essere ingoiati nei lager. E tra questi ce ne sono diversi, non tutti, in cui ad esempio uno dice: attraverso la frontiera abbandono la mia bella Italia, oppure altri che riferiscono dell'Italia, no? Che io lascio ma che vorrei ritornare, eccetera eccetera. E queste sono cose importanti. Ecco che la storia è di 65-70 anni fa, però siamo ancora qui. L'Italia, i 150 anni di corrente della Costituzione della Nazione Italiana, che doveva essere forse una cosa anche scontata, magari anche con dentro un po' di retorica, se vogliamo, dentro tutto, insomma. Ossia, invece oggi diventa quasi una battaglia nostra. Cioè, è ancora una conquista da fare. Allora io dico, ecco che il lager diventa ancora una cosa attuale. Il lager non è una cosa di 65 anni fa. Tutti i temi che sono venuti fuori dal lager sono qui ancora tutti, oggi. Ecco il senso dell'attualità del lager, il senso quindi del valore della memoria. Perché tutti i temi appunto che stavo dicendo, non so, esaminiamoli qualcuno e poi però... tanto per buttare lì delle riflessioni. Allora, i colori dei triangoli, ad esempio. Allora, il color rosa era degli omosessuali. Allora, tutti gli omosessuali che vivevano nella società tedesca e austriaca vengono presi, dato che inquinano la società, sporcano la società, danno un segnale brutto alla società. Ma questo linguaggio non è ancora di oggi, però, adesso non so. Però si parlava di 70-80 anni fa, vengono messi nel lager, li uccidono ma li lasciano anche vivere, cioè c'è una situazione, non è che poi sono finiti tutti dentro i fondi crematori. Qual era la cosa importante? Che non vivessero nella società, che fossero isolati. Occhio non vede, cuore non duole, adesso sarebbe una battuta banale. Poi loro erano naturalmente molto felici di essere tutti assieme nelle baracche, una cosa mai vista. Vabbè, questo me lo ricordo che lo diceva uno omosessuale dell'Arcigay, che diceva, ossia, erano tutti insieme, che ha mai visto una roba in scibera. Vabbè, ma comunque adesso parte le battute. Oppure il tema degli zingari, dei sinti, dei rom. Siamo ancora qui. Oppure il tema delle minoranze religiose, sessuali, eccetera. Cioè il nazismo, in fondo i conti, non ha inventato nulla, però lui ha cercato di estremizzare tutto, ha cercato di far fuori questa gente qui attraverso i fori crematori, così non ci sono più. Così non ci sono più. Non ci è riuscito, ma i temi che lui voleva affrontare a suo modo sono qui tutti, quasi tutti ancora oggi. Ecco perché il lager è ancora attuale. Non parliamo del passato, sì, parliamo del passato, però ricordiamoci che se la memoria ha un valore, la memoria è anche un progetto per il presente e per il futuro, perché i problemi che c'erano loro sono ancora qui.